principali indicatori e cause di stress nelle tue caridine e neocaridine. I gamberetti nani ornamentali d'acquario sono noti per essere crostacei piuttosto sensibili e facilmente stressabili. Pertanto, quando vediamo segni di stress nei gamberetti, è importante identificare subito la fonte e risolvere il problema prima che possa peggiorare. A volte però i segni di stress nei gamberi d'acquario possono essere difficili da rilevare. Sono spesso appena accennati e potrebbero non essere del tutto evidenti. Esistono diversi indicatori di stress nel comportamento di caridine e neocaridine, tra cui letargia, nuoto irregolare ed errante, perdita di colore, mancanza di appetito, diminuzione della crescita, problemi di muta, ridotto successo della fecondazione e diminuzione della fecondità, perdita delle uova. Cos'è lo stress per i gamberetti? Lo stress nei gamberi d'acquario è una risposta fisiologica a qualsiasi stimolo dannoso o pericoloso per loro. Possono essere sopraffatti dallo stress quando sperimentano condizioni ambientali che causano disagio fisico ed innescano quindi tale risposta fisiologica. Anche i fattori di stress a breve termine possono avere effetti negativi sulla loro salute. Se tali condizioni risultano continuative nel tempo, possono indebolire il loro sistema immunitario, rendendoli più vulnerabili alle malattie. Troppo stress nei gamberetti può persino causare deformità, tassi di mortalità più elevati e altri gravissimi problemi. È importante ricordare che spesso la principale fonte di stress in acquario è l'acquariofilo stesso, il quale rovista in continuazione nella vasca, altera i parametri chimici della stessa, non mantiene costanti i fotoperiodi e così via. Insomma, interviene alterando in continuazione la stabilità e la tranquillità della vasca. È importante avere una vasca stabile prima di inserire gli animali, in modo che non sia necessario apportare modifiche di arredo o di gestione della stessa in loro presenza. Ecco un elenco dei principali indicatori di stress nelle caridine e neocaridine. 1. Movimento irregolare, continuativo ed erratico. Riscontrare un aumento del movimento, nuoto irregolare ed erratico, è probabilmente il modo più semplice per notare che qualcosa non va nell'acqua dell'acquario o nella salute dei gamberetti. Quando i gamberetti subiscono uno stress significativo, spesso sviluppano strani schemi di nuoto e movimento. Ad esempio, nuotano freneticamente, urtano o addirittura graffiano intensamente le loro parti del corpo. Questo è un segno che sono molto stressati. 2. Letargia. La letargia è un altro facile indicatore di stress nei gamberetti. In generale, i gamberetti nani ornamentali d'acquario sono animali attivi. Sono sempre impegnati in qualche attività e il loro modo di camminare o nuotare ha un effetto ipnotizzante. Ed infatti è uno dei motivi principali per cui i gamberetti sono così interessanti da osservare. Pertanto, quando il nuoto e l'attività fisica diminuiscono, di solito c'è un problema serio. La letargia spesso arriva subito dopo un eccesso di movimento erratico. In questo caso, è un indicatore che il problema è acuto e sta solo peggiorando. 3. Perdita di colore. La perdita di colore è il terzo segno evidente del gambero stressato. È davvero importante capire il prima possibile il motivo per cui i tuoi gamberetti stanno perdendo il colore, poiché questo può essere un sintomo di qualcosa di molto più serio. Ci sono molte ragioni che potrebbero essere alla base della perdita di colore dei gamberetti. Le più frequenti includono stress da spedizione, cattivi parametri dell'acqua. 4. Perdita di appetito. I gamberi sono grandi spazzini. Negli acquari, aiutano a mantenere pulito il serbatoio, pascolando su alghe o mangiando biofilm, detriti, cibo per pesci non consumato, animali morti o materia vegetale. Fondamentalmente, mangiano qualsiasi materia organica che cade sul fondo del serbatoio. Pertanto, qualsiasi perdita di appetito è un segno di stress indicativo di un sistema immunitario e nervoso compromesso. Quando i gamberetti sono sotto stress, i loro meccanismi per controllare l'assunzione di cibo e i segnali dell'appetito nel cervello non funzionano più come dovrebbero, causando inappetenza. 5. Diminuzione del tasso di crescita. Come con la letargia e il movimento erratico, la diminuzione o rallentamento della crescita è strettamente correlata alla perdita di appetito.
In molti casi, è il passo successivo ad uno dei due comportamenti. Se il sistema immunitario e nervoso dei gamberi non funziona correttamente, influenzerà il metabolismo intestinale. Di conseguenza, un'alimentazione inadeguata diminuirà il loro tasso di crescita e di conseguenza indebolirà ancora di più gli esemplari. Generalmente, occorrono circa da 75 a 80 giorni affinché i gamberetti diventino adulti e raggiungano la maturità. Eventuali deviazioni da tale periodo saranno un indicatore di stress nei gamberi. 6. Problemi di muta. Come tutti i crostacei, i gamberetti devono fare la muta per far crescere il loro corpo. Tuttavia, la muta è anche la parte più pericolosa della vita di un gambero perché qualsiasi interruzione di tale processo può portare alla morte. I gamberetti stressati possono essere già indeboliti da altri fattori, ad esempio, un'alimentazione inappropriata e problemi del sistema immunitario che sicuramente influenzerà la produzione degli ormoni della muta. Pertanto, è molto probabile che in tali condizioni abbiano problemi di muta. Le ragioni principali per i problemi di muta nei gamberi includono: dieta squilibrata, cambiamenti improvvisi nei parametri dell'acqua, cambi d'acqua troppo grandi o troppo frequenti, scarsa o inadeguata acclimatazione. È dunque evidente che la principale causa dei problemi di muta è l'acquariofilo stesso. 7. Diminuzione della fecondità e ridotto successo della fecondazione. Generalmente, a seconda della taglia, ogni femmina può portare fino a 50 uova sotto i suoi pleopodi. I gamberetti sono molto prolifici quando sono sani. I gamberetti stressati, invece, non si riproducono molto o addirittura non si riproducono per nulla. Lo stress può ostacolare la fertilità. Anche la fecondazione incompleta di un uovo, in cui all'uovo manca il materiale genetico per svilupparsi in un embrione, porterà alla perdita dell'uovo. 8. Perdita delle uova. La perdita delle uova è un segno di stress nei gamberi d'acquario che è anche correlato al ridotto successo della fecondazione. Cause comuni di stress nei gamberetti. L'elenco delle cause più comuni di stress nei gamberi include: scarsa qualità dell'acqua. I fattori di stress primari per i gamberetti sono livelli inadeguati di ammoniaca, nitriti, nitrati, carenza di ossigeno, temperatura, pH, GH e KH, acclimatazione errata, grandi cambi d'acqua, che sono la possibile causa dell'anello della morte, tossine, come rame, idrogeno solforato, cloro, clorammina, metalli pesanti, pesticidi, detersivi, eccetera. Parassiti, infezioni e malattie. Compagni di vasca incompatibili. Sovralimentazione. Continua modificazione dell'habitat da parte dell'acquariofilo. Come possiamo vedere, ci sono molte cause di stress e alcune di esse possono anche essere difficili da individuare subito. È importante ricordare che lo stress può indebolire il sistema immunitario dei gamberi e renderli più suscettibili alle malattie. Lo stress cronico può inibire la risposta immunitaria dei gamberetti e la capacità di combattere le malattie. Pertanto, dobbiamo sapere come evitare, controllare o trattare tutte queste cose nelle vasche dei gamberetti. È importante capire che lo stress è spesso una conseguenza di molteplici fattori, quindi può essere complicato non solo identificare il problema, ma anche risolverlo. Tuttavia, il modo più semplice per identificare se i tuoi animali domestici sono stressati o meno è osservarne l'attività, l'appetito e l'aspetto. Se i gamberetti sfrecciano nella vasca o si muovono a malapena, se sembrano meno affamati del normale o il loro colore sbiadisce, è estremamente probabile che ci sia qualcosa che non va. Altri cambiamenti non sono così ovvi, specialmente per i principianti, e includono diminuzione della crescita, problemi di muta, riduzione del successo della fecondazione, diminuzione della fecondità e perdita di uova.